No, vabbè, ragazze, è un mondo che va al contrario. Sono andata da Calzedonia e non ci ho trovato Julia Roberts. Sono andata alla Vodafone e non c'era Bruce Willis. Sono andata da Troni e ho trovato Paragoni, ma la cosa veramente più eclatante è che io non riesco più ad acquistare make-up. Semplicemente Vero, la verità dei fatti, io non riesco più ad acquistare make-up. Sono entrata in una fase di riflessione, non lo so. Sono più di 2 mesi che non acquisto niente di make-up. Ho fatto degli acquistini però in quest'ultimo periodo e poi alcune cose mi sono state inviate dalle aziende, da un'azienda in realtà, in questo haul vi inserisco quello che ho ricevuto da una sola azienda e poi, no, due, scusate, due aziende. Non ci fate caso, ragazze, sono appena tornata da una giornata veramente frenetica. Mi sono legata i capelli, mi sono sciacquata un attimo al volo, così mi sono sistemata un attimo al volo. Mi sono fatta la mia tisana rilassante. Più che tisana è un infuso all'arancia. Buono, mamma. Che buono. E mi sono messa qui. Perché vi voglio mostrare queste cose in modo tale da poterle poi utilizzare, perché sapete che io ho questa fissa, se non vi mostro le cose negli haul, poi non le utilizzo. E partiamo subito perché altrimenti veramente i video sono interminabili e non mi va. Allora, vi voglio parlare di questa pochettina che mi è stata inviata dall'azienda Roy Dermal. Di qualcosina vi ho già parlato nel video delle scoperte del periodo, vi metto qui la scheda del video, però vi volevo mostrare il tutto perché intanto sono rimasta piacevolmente colpita proprio dall'azienda, dal suo modo di porsi. Mi ha mandato il bigliettino, delicato, carino, mi ha augurato buone coccole per l'autunno e mi ha mandato tutto all'interno di questa pochette, vedete? Io sto utilizzando alcune cose di questo brand, di questa marca, di cui vi ho già accennato nelle scoperte, però adesso vi faccio vedere tutto quello che ho ricevuto e poi, a mano che le utilizzerò, ve ne parlerò. Allora, ho ricevuto questo contorno occhi, come vi ho detto appunto in quel video, quindi questa crema contorno occhi. Poi ho ricevuto un campioncino di crema notte che voglio assolutamente provare appena finirò la mia. Poi ho ricevuto questo peeling dolce, un peeling gel esfoliante per il viso e per il corpo. E poi questo che è un detergente sempre viso corpo. Il che mi piace tantissimo, questo fatto di avere un prodotto unico per viso e corpo mi piace tanto perché ultimamente soprattutto sono sempre di fretta e il che facilita molto le cose. Tra l'altro all'interno di questa pochettina, non mi viene il nome adesso in questo momento, di questa pochettina carinissima munita di specchietto, vedete? Che si chiude in questa plastica. In questo materiale plastificato che mi piace tantissimo, mi dà sempre l'idea della pulizia. E ragazze, un'altra azienda che si chiama Toso Wong, questa qui, penso sia cinese, giapponese, cinese, non lo so ragazze, però mi ha mandato questa maschera che si proclama miracolosa per i pori dilatati. Ora, volevo chiedere alle altre ragazze che fanno video o anche a voi se conoscete questo brand, se l'avete già utilizzato. Io non l'avevo mai sentito, però mi ha incuriosito perché sembra veramente, sembra qualcosa di professional. E sinceramente mi voglio studiare, adesso ve la mostro qui così, voglio studiare bene la brochure informativa e successivamente ve ne parlerò ovviamente in maniera più specifica. Poi, quindi questo per quanto riguarda le cose che ho ricevuto dall'azienda. Intanto ogni tanto bevo perché altrimenti diventa fredda. Il mio pigiamino sexy su Instagram ha fatto furore. Questo è il mio account Instagram, se non mi conoscete già, venite a conoscermi perché là vedete tutte le cose indossate e metto tante foto. Quindi venite. Ho preso questo, ragazze, perché avevo bisogno di un altro e sinceramente erano in offerta a 9 euro e mi sono detta, ma sì, ne prendo un altro, anche perché mi è piaciuto tantissimo il cotone, è un caldo cotone, mi piace il materiale, mi è piaciuta tanto la comodità del pigiamino e poi
Ragazzi, guardate il pezzo sotto, in questo caso è tutto cuoricioso, tutto un pigiamino romantico romantico per le mie nottate romantiche nel letto a bere camomilla e a guardare Friends, maratone interminabili di Friends, Sex and the City e Bob's Burger. Un'altra cosa che vi vorrei... Ah, ragazzi, ha aperto Tiger! Sta aprendo Tiger al centro commerciale Le Gru a Siderno. Io sono contentissima. Stamattina ci sono andata a fare un sopralluogo. Ancora sono in fase di allestimento, però... abbiamo su Tiger! Sono felicissima. Tra l'altro poi ho portato questo catalogo a mia nipote, che è diventata una grandissima fan di Tiger, perché quando andavo a Roma le portavo sempre qualcosina, no? E lei mi ha fatto, da buona nipote, la buona nipote mia, ha segnato tutto quello che le interessa e mi ha commissionato i prossimi acquisti. Meno male che costa poco. Sono andata da Wycon, però ve l'ho detto, ve lo dicevo e ve lo confermo, non acquisto più make up. Ho preso solo una cosa da Wycon, queste si riconfermano essere le mie salviettine del cuore, salviettine struccanti bifasiche, e ho preso questa confezione piccola, pagata solo 2,50 euro, perché? Voi direte, perché ho preso questa piccola? Perché la voglio mettere sulla mia vanity table, e quindi quando per esempio mi trucco e sbaglio o devo correggere degli errori o comunque ho bisogno di qualcosa per pulire laddove eventualmente io sbaglio, utilizzo questa senza mettere il pacco gigante. Quindi mi è venuta questa idea, sono un genio del male. Beh, io esco con l'intenzione di non comprare niente e poi torno con il mondo delle futilità in tasca. Allora, dalla cinesina di fiducia ho preso intanto questa, ragazze, che è una... è una treccia finta, ovviamente, che voglio mettere quando tengo i capelli lisci e lunghi e voglio mettere questa qui, così, in fronte. Ho preso, ragazze, questo... il cappuccinatore a mano, cioè la frusta, il frullino montalatte, il cosiddetto frullino montalatte, perché il cappuccinatore è stato un grande flop. Sì, ve lo devo dire, ragazzi, non sapevo come dirvelo, è stato un grande flop il cappuccinatore, perché non si può lavare, se entra acqua sbarella, poi si spegne, poi esce il latte dal lato, insomma, ragazze, flop, bocciato, ho preso questo, i buoni vecchi aggeggi di una volta, che comunque garantiscono sempre il risultato. Questo l'ho pagato solo 2,30 euro. Poi, ragazze, che cosa ho preso? Ah, qua me l'ha pure incartata. Guardate che bella questa. Questa qua è sempre della Ginesina, l'ho pagata 2,50 euro ed è una Mason Jar, vedete? Non potevo non prenderla per una serie di motivi. Perché colleziono tazze, ormai sono entrata anche in questo mood, ma ormai è da una vita che colleziono tazze, che colleziono tutto, sono solo una collezionista. Questa qua è bellissima perché mi piace il colore, mi rilassa tantissimo il colore, e quindi la voglio utilizzare per la camomilla la sera. Quindi immaginatemi così tristemente in pigiamata a bere camomilla in questa Mason Jar. E qui ci va la cannuccia, quindi eventualmente ci metterò una cannuccia. Però è bellissima, ragazze, è proprio bella. Mi piace tanto, molto originale rispetto alle altre. E sempre da questa cinesina ho preso invece questo, che è questa, che è un'oliera. Ho rotto la mia, volevo qualcosa di carino, di colorato, ovviamente, anche in questo caso il rosa la fa da padrone. Ho preso questa qua, che è davvero carinissima, pagata solo 2,20 euro. Ragazzi, i cinesi ci salvano il deretano più di una volta. Poi ho preso questo, nemmeno a farlo apposta, ragazzi, è tutto l'insegna del rosa. Questo qua mi serve perché voglio mettere una piantina, sto facendo una zona tè, una zona tisana, e voglio metterci anche una tazzina voglio metterci anche una piantina, e siccome praticamente è una zona in cui ci sono le tende lilla, ho preso questa perché voglio metterci la piantina all'interno e far uscire appunto i fiori o comunque la pianta da questo vaso. Molto carino anche questo, simile Ikea, però vedete, non è, è di plastica. Sono andata da Vodafone, ve l'ho detto, non ci ho trovato Bruce Willis, però ho cambiato il piano tariffario al mio telefono. E voi direte, ma che ce frega? Sì, vabbè, però ragazze, poi ho avuto problemi con la ricarica, insomma, una cosa o l'altra, sono dovuta passare dal tabaccaio. C'era questa alla cassa, c'erano queste lì alla cassa, io ho visto il tappo rosa e ho comprato questa penna. Qualsiasi cosa sia rosa deve appartenermi. Anche la vita, soprattutto la Lisa, la vita. Poi andiamo veloci perché qua il tempo fugge. Ho ricevuto dei regalini, come vi accennavo appunto nel video sulle scoperte, ho ricevuto dei regalini da Rita.
Pourquoi? Ma sì, ambulanze, cani che ululano, elicotteri. Rita, grazie, mi ha mandato questa pochettina adorabile che io adoro. All'interno della pochettina mi ha mandato delle cose che io qui non riesco più a trovare, ma sono dei must have per me di Essence. E sono due matite labbra di questo colore stupendo, ragazze, non ragazza, a tutte, non solo ad una. Ve le consiglio e sono. Ed è la matita numero 7, Pink, veramente, veramente bella, bella, bella. Ve la swatch, non voglio fare un video lunghissimo, per questo motivo sto andando veloce. Eccola qua, bellissima, ragazze, ve la consiglio se avete Essence vicino. Poi ho preso questa è stata una cosa dolcissima che ha fatto, perché lei sa, evidentemente mi segue molto, perché sa che questi sono veramente degli ombrettini che io adoro, vi ho consigliato tante volte ed effettivamente continuo ad adorarli. Io avevo il numero 6 e lei mi ha mandato invece non soltanto il numero 6, il numero 1, che è qualcosa di spettacolare, un color bronzo che secondo me per questo periodo e anche per le feste sarà sia come base per metterci su un qualcosa di sbrilluccicoso, sia semplicemente da solo, sarà veramente bellissimo. Magari ditemi se vi interessa, vi faccio un get ready with me utilizzando tutti questi prodotti. E poi questa, di cui vi ho parlato appunto nel video delle scoperte, quindi non vi dico altro, vi rimando a quello che mi sta piacendo tantissimo. E poi mi ho mandato questa, che è una maschera defatigante per le gambe del brand Montagnes, che io volevo provare da tanto tempo, qui non riesco a trovarle, quindi ne approfitterò. Concludo, ragazze, sì, concludo con acquisti Yankee Candle. In realtà ho comprato solo una cosa da Yankee Candle, che, ma perché stavo tutta ingobbita? Allora, ho comprato questa, che è la Vanilla Cupcake, ed è, mamma mia, che buona! Allora, devo dire, mamma, che acquolina che mi viene. Per questo periodo, secondo me, è buonissima. Richiama proprio l'atmosfera natalizia, secondo me. Io ero andata veramente per prenderne un'altra. Volevo l'altra alla vaniglia, no? La vanilla, non Vanilla Cupcake, ma oddio, come si chiama l'altra candela alla vaniglia di Yankee, famosissima. Oddio, non mi ricordo, eventualmente vi metto il fumetto qui quando mi viene l'illuminazione. Però volevo quella, lei mi ha detto che è uscita fuori produzione. Non mi ricordo, è inutile. Comunque, quella è uscita fuori produzione, mi ha detto che non ci sarà più, non aveva nemmeno le tarte. E quindi ho ripiegato su questa, che è un pochino stucchevole in realtà. Ma vado a periodi, ci sono periodi che l'amo e periodi che la odio, no, però che la tollero poco. Questo periodo la amo. Quindi ho preso questa e così ho finito i miei acquisti. Bene, ragazzi. Questi erano i miei acquisti, io adesso mi riprendo la mia tisanuccia in mano, metto tutto a posto perché ho combinato veramente un casotto. Vi invito tutti sui miei social, ragazze e ragazzi, anche se volete venire, vi metto tutti i link cliccabili nell'info box e poi qui, insomma un po' ovunque, sparsi i miei link di riferimento. Vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze, scusate il video così alla volemose bene, però avevo voglia di fare due chiacchiere tra amiche.